canale verranno archiviate le mie avventure del 2023. Allenamenti estenuanti in location estreme, l'utilizzo esclusivo della Home Paddle Machine, lezioni con maestri in varie regioni e nazioni, alimentazione che palle e molto altro. Obiettivo? Passare da principiante a pro nel più breve tempo possibile. Distrutto! Ci riuscirò? Ciao, questo sono io. Dopo aver fatto il primo mese di partita paddle, ho pensato di avere la stoffa del campione. Credo che a tanti di noi sia capitata la stessa cosa. Questo sono sempre io, dopo poco, alle prese con il mio compagno con una vera e propria crisi di nervi. Le partite in quel periodo finivano sempre con lo stesso identico finale, ma come abbiamo fatto a perdere di nuovo? È impossibile. Arrivato a quel punto, quindi presa consapevolezza con i miei limiti e la complessità del gioco del paddle, che è vero sì a un livello basso di entrata, ma col passare del tempo, se si vuole veramente migliorare, ha necessità di una capacità tecnica, strategica, tattica, importantissima. A quel punto mi sono chiesto: sarà possibile ridurre la fase di apprendimento e diventare un pro più velocemente? Ho la mia risposta. E la risposta è sì. Sono riuscito a comprendere che la pala è esattamente come uno strumento musicale e come tale va bene sì esercitarsi con il proprio maestro, va bene sì fare decine di partite, ma ciò che è importante è utilizzare lo strumento esercitandoci ogni giorno, ogni singolo giorno, in modo tale da metabolizzare i movimenti e far sì che la pala, nel caso specifico, diventi come una nostra seconda parte del corpo. Ma facciamo un passo indietro. Dopo aver accettato di essere una vera e propria pippa, ho finalmente deciso di iniziare un percorso con il mio maestro. 3 allenamenti alla settimana. Ma ancora, la velocità con il quale stavo apprendendo e crescendo era troppo lenta per i miei standard. E la mia voglia di diventare pro non se n'è mai andata, anzi, cresceva da allenamento in partita. Sempre di più. E ho continuato a chiedermi: ma si può velocizzare l'apprendimento per almeno